anni se n'è andata una delle leggende dell'animazione giapponese, Isao Takahata. È stato autore di film importanti, ma tutti noi lo abbiamo conosciuto prima attraverso le sue serie di cartoni animati, fra tutti Heidi, di cui è stato il padre ideatore. Nel 2009 Takahata aveva anche ricevuto a Locarno un Pardo d'Onore alla carriera. Lorenzo Buccella. Era un'orfanella nella storia, ora è orfana anche nella vita. Perché la Heidi di quel mondo fantastico, immersa tra le nuvole e le caprette che ti fanno ciao, era svizzera sì di passaporto, ma giapponese per la creazione di Isao Takahata, un padre di quei cartoni animati che irruppero negli anni 70, ribaltando l'immaginario di più di una generazione. Sono stati i nostri racconti popolari, le nostre fiabe per la buonanotte, quel film. Era il modo in cui noi capivamo il mondo, iniziavamo forse vagamente a capire il mondo attraverso delle immagini su uno schermo, ed erano immagini di una tale potenza e di una tale precisione anche che ci ha permesso di collocarci nel mondo. Da Heidi ad Anna dai capelli rossi, passando per Lupin III, era un mondo bambino che si apriva a tematiche adulte, lontane dai giardinetti della fantasia Disney a cui si era abituati. Ha permesso a una generazione di bambini di rapportarsi da subito con tematiche gigantesche come la guerra, la morte. Tra l'altro, alla guerra e alla morte, Takahata regalerà uno dei suoi massimi capolavori, che è una tomba per le lucciole. Già, perché il genio di Takahata non era ristretto solo al piccolo schermo, ma è nel cinema che, assieme all'altro grande pioniere Miyazaki, fonda il mitico studio Ghibli. Là dove l'animazione giapponese trova l'equilibrio magico tra una natura in lotta contro le invasioni del cemento e la parabola stilizzata di quella principessa splendente che nel 2013 lo porta fino alla nomination all'Oscar. Una fuga verso la luna che adesso se ne sta lì come il suo ultimo e più fantastico testamento. Da Nathers nell'Alto Valle.